Da lunedì tre camper della AS lasceranno Teramo per raggiungere gli 11 comuni delle aree interne e garantire assistenza di base a 13.500 cittadini. Il progetto è stato finanziato con 2.196.000 euro dall'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del bando per i servizi e le infrastrutture sociali di comunità finanziati col PNRR. Partner dell'azienda sanitaria nella realizzazione del progetto è il Consorzio Punto Europa, che si occupa di assistenza per l'accesso ai programmi e alle attività dell'Unione Europea. È il progetto di prossimità che stiamo mettendo in campo col PNRR, con tutte le attività, le case comunità, casa salute, ospedali comunità che stiamo facendo. Soprattutto in questo modo andiamo direttamente nel territorio dei cittadini, nelle aree dell'entroterra, nelle aree più disagiate, orograficamente che hanno appunto dei disagi e che quindi sentono la presenza dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio. Andremo a toccare tutte le aree interne e vedrà la presenza costante settimanale di questo camper che darà tutta una serie di assistenza che oggi riguarderà appunto ecografie, visite cardiologiche, dopodiché di volta in volta può essere implementata in base alle esigenze del territorio. Un importante servizio ed è anche importante per le aree interne affinché sentano la presenza della struttura sanitaria locale. Il COPE è presente anche in questo caso. Sì, diciamo l'Europa che si fa concreta, visibile, misurabile, che va vicino ai territori, alle esigenze delle realtà più disagiate in termini di viabilità, di servizi e anche, se vogliamo, di attenzione della pubblica amministrazione. Sono risorse importanti, oltre 2 milioni di euro, e soprattutto sono misurabili attraverso un'efficienza dell'amministrazione della ASL che ha fatto partire questo progetto, terzo in Italia dell'Agenzia della Coesione Territoriale. Sono fondi europei, sì, ma che poi li possiamo misurare attraverso i servizi. E devo dire, siamo molto orgogliosi anche come Consorzio Punto Europa perché abbiamo segnalato noi il bando alla ASL, l'abbiamo curato, l'abbiamo realizzato, l'abbiamo scritto in sinergia con tutta la struttura, dal direttore di Giosia fino al direttore Profeta con cui ci siamo interfacciati quotidianamente. Oggi un bel risultato che va a vantaggio della provincia di Teramo, ma anche dell'Abruzzo.